Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare all'uncinetto queste scarpine o babbucce. Sono semplicissime da realizzare e inoltre si realizzano anche in pochissimo tempo. Il punto che andremo ad utilizzare è solo ed esclusivamente la maglia alta, la mezza maglia alta e un giro di punto basso. Per quanto riguarda le misure, nel corso del tutorial vi darò tutte le misure riguardo a queste qua che sto per realizzare, che vi farò vedere nel corso del tutorial, e inoltre vi dirò anche come fare per realizzarle più grandi, più piccole, oppure se le volete realizzare per un bambino. Il materiale è davvero pochissimo, infatti per realizzare queste due babbucce ho utilizzato all'incirca 50 g di lana che ho lavorato con un uncinetto numero 4,5. Vi ripeto, sono semplicissime da realizzare, quindi è un progetto adatto anche per coloro che stanno iniziando a lavorare da poco all'uncinetto, quindi per i principianti. Bene, detto ciò, andiamo al tutorial e vediamo come si realizzano queste bellissime babbucce. Allora, prima di iniziare a lavorare la nostra scarpina, andiamo a tagliare un po' di filo, un lembo di filo, perché poi ci servirà durante la lavorazione per andare a cucire la parte che va dietro al tallone, quindi un 20-30 cm di filo. Ora iniziamo a lavorare la nostra scarpina in questo modo. Allora, avviamo un anello magico. Allora, per quanto riguarda l'avvio dell'anello magico, io ho fatto un tutorial a parte e giù nell'info box vi metto il link. Una volta che abbiamo realizzato il nostro anello magico, andiamo a chiudere con una catenella, così. Ora, nell'anello magico, andiamo a lavorare 12 maglie alte, quindi faccio 3 catenelle, 1, 2, 2 e 3, che va a sostituire la mia prima maglia alta. Vado a lavorare all'interno dell'anello altre 12 maglie alte, quindi una già l'ho lavorata realizzando le 3 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e così via fino a raggiungere in totale 12 maglie alte. Terminate le 12 maglie alte nell'anello, vado a tirare la codina, questa qua più corta, per poter stringere l'anello, così. Una volta che abbiamo tirato la codina, vado a chiudere definitivamente l'anello lavorando una maglia bassissima della terza catenella delle 3 catenelle iniziali, quindi 1, 2 e 3 qua, con una maglia bassissima, così. Tagliamo un pochino il filo che abbiamo appena tirato, altrimenti ci dà fastidio. Ora devo lavorare due maglie alte in ogni maglia alta sottostante, quindi vado a fare degli aumenti. Quindi da 12 maglie alte devo passare a 24 maglie alte. Lavoro le mie 3 catenelle, 1, 2, 3, che vanno a sostituire una prima maglia alta. Poi lavoro subito un'altra maglia alta qua nello stesso punto dove nascono le 3 catenelle. Faccio il mio primo aumento, così. Poi vado nella maglia alta successiva qua e lavoro altre 2 maglie alte, quindi una e due nella stessa maglia alta di base, 2, poi di nuovo vado nella maglia alta successiva e lavoro altre 2 maglie alte nello stesso punto, una e due, di nuovo nella maglia alta successiva vado a lavorare altre 2 maglie alte. Praticamente devo fare questo giro tutti aumenti. Proseguiamo in questo modo lavorando 2 maglie alte in ogni maglia alta sottostante. Alla fine dobbiamo ritrovarci da 12, dobbiamo ritrovarci con 24 maglie alte.
Bene, sono arrivata qua alla fine del giro, quindi ho lavorato le 24 maglie, le 24 maglie a punto alto, quindi abbiamo fatto un giro di aumenti. Chiudo il giro lavorando una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali qua. Quindi 1, 2, 3, punto qua e chiudo il giro facendo questa maglia bassissima. Ora devo iniziare di nuovo a lavorare a maglia alta, però questa volta non dobbiamo fare nessun aumento perché questo sarà l'unico giro in cui faremo gli aumenti. Lavoro le 3 catenelle, 1, 2 e 3, e vado a lavorare una maglia alta in ogni maglia alta sottostante, così, sempre per un totale di 24 maglie alte. Quindi proseguo a lavorare a maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Praticamente stiamo andando a creare la punta, della nostra scarpetta o della nostra babbuccia. Quindi proseguo a lavorare a maglia alta per tutto il giro. Quando arrivo qua, vado sempre a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali, per poi riprendere di nuovo lavorando le 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta e ricominciare di nuovo il giro da capo. Quindi dobbiamo lavorare in totale 9 giri a maglia alta, senza contare i giri che abbiamo fatto prima, quindi da questo qua, dopo gli aumenti, ne dobbiamo lavorare 9. Quindi andiamo avanti e così ci vediamo alla fine del nono giro. Allora, terminati i 9 giri a maglia alta, questo è il risultato. Quindi io oltre ai 9 giri a maglia alta abbiamo lavorato anche il giro dove abbiamo fatto gli aumenti e il primo giro in cui abbiamo lavorato le 12 maglie alte nell'anello magico, quindi in totale 11 giri. Allora, questa scarpina qua, questa babbuccia qua è per un numero 37, però visto che comunque è una lavorazione, quindi anche per il tipo di materiale, è un materiale che cede, vedete? Quindi va bene da un numero 36 fino a un numero 38. Questa misura qua, questa parte qua, misura 15 centimetri ed è la punta della nostra scarpina. Quindi, se volete realizzare un paio di babbucce di queste qua che sto realizzando io, la misura che vi sto dando va bene per un piede che parte da un 36 fino al 38. Se volete realizzare una babbuccia un pochino più grande, quindi da un 38 che va al 40, dovete aumentare di 2 giri. Quindi 2 giri che equivalgono a 2 centimetri e mezzo, 2 giri a maglia alta. Poi, questa qua è una scarpina da donna. Noi abbiamo avviato l'anello magico, nell'anello magico abbiamo lavorato 12 maglie alte. Allora, se volete realizzare una scarpina, una babbuccia da uomo, nell'anello magico invece di, visto che magari il piede di un uomo è un pochino più grande di quello di una donna, invece di avviare 12 maglie nell'anello magico, andate a metterci 16 oppure 18 maglie, così verrà un cilindro un pochino più largo. E poi per quanto riguarda la lunghezza, per un piede più grande, come vi ho detto io, dovete aumentare sempre di 2,5 cm. Vi do le misure, in centimetri perché magari se andate ad usare un tipo di lana un pochino più sottile o un pochino più grossa, le misure sono sempre le stesse. Invece poi, se le volete realizzare per un bambino, andate quindi in nello stesso modo ad avviare l'anello magico, però nell'anello magico invece di lavorare 12 maglie alte, andate a lavorare magari 6 maglie alte. Se ancora per un bambino, per un neonato, andate a lavorare 4 maglie alte. Poi vi regolate voi in base alle misure, però queste sono le misure che vanno applicate. Bene, ora vi faccio vedere l'altra babbuccia che ho realizzato, così per rendervi un po' meglio l'idea. Abbiamo realizzato in questo modo, facendo questo cilindro, la parte del piede, questa qua.
Ora dobbiamo andare a realizzare la parte del tallone e proseguiamo la lavorazione in questo modo. Allora, ho terminato qua l'ultimo giro a punto alto, il nono giro. Ora vado a lavorare le catenelle 1, 2 e 3 che vanno a sostituire sempre la prima maglia alta e vado a lavorare 12 maglie alte. Quindi con la catenella che abbiamo realizzato, la prima maglia alta, la seconda abbiamo lavorato, ne dobbiamo lavorare in totale 12. Quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi andiamo a lavorare sulla metà delle 24 maglie per quanto riguarda il tallone. Ho lavorato il primo giro di 12 maglie alte, ora lavoro 3 catenelle, giro il lavoro e vado a lavorare un'altra riga di 12 maglie alte. In totale ne dobbiamo lavorare 5, quindi questa è la seconda, vedete, questa è la prima riga, questa è la seconda, in totale ne dobbiamo lavorare 5, quindi ogni volta che iniziamo con 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta e terminiamo con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali. Quindi lavoriamo queste 5 righe a maglia alta di 12 maglie. Allora, ho terminato anche di lavorare le 5 righe a maglia alta per il tallone. Andiamo a misurare e queste 5 righe misurano 7 cm. Ora togliamo un attimo l'uncinetto e tiriamo un pochettino l'asola in modo tale che non si sfili, perché dobbiamo andare ora a cucire il tallone. Quindi prendiamo il filo che abbiamo tagliato all'inizio e infiliamo con un ago da lana. Prendiamo la nostra ciabattina e pieghiamo questo lato qua, questa parte qua, la andiamo a piegare così, in modo tale che i due lati, la metà dei due del lato, le due metà vadino a combaciare, così, in questo modo, e vado a cucire le due parti. Andiamo a chiudere in questo modo la parte che va dietro al tallone. Cuciamo. Andiamo a cucire bene fin dove abbiamo l'asola qua, che poi andiamo ad infilare di nuovo l'uncinetto qua. Spostiamo un attimino così e cuciamo. Fermiamo un po' il punto, magari facciamo anche un nodino in modo tale da fermarlo per bene, così. Ora nascondiamo il filo attraverso la cucitura. In questo modo. Facciamo attenzione alla sodina qua. Prendiamo le forbici e tagliamo.
Abbiamo così, vedete, andiamo a risvoltare. Una volta che risvoltiamo in questo modo, abbiamo creato il dietro del tallone, che comunque sarebbe questa parte qua della scarpina, questa parte qua. Vedete? Ora riprendiamo di nuovo il lavoro, perché dobbiamo andare a realizzare la parte che sale della scarpina, questa parte qua. La parte della caviglia. Quindi rimetto di nuovo l'uncinetto e proseguo in questo modo. Lavoro le 3 catenelle. Anzi, no, non facciamo le 3 catenelle perché altrimenti poi non ci troviamo. Ci troviamo in questa situazione qua. Entriamo qua nello spazio della prima maglia alta qua disponibile, entriamo, lavoriamo una maglia bassa e poi lavoriamo 2 catenelle. Abbiamo lavorato in questo modo una prima maglia alta, però già all'interno dello spazio. Poi all'interno di questo spazio andiamo a lavorare un'altra maglia alta. Così. Vedete che subito dopo c'è lo spazio di quest'altra maglia alta e di nuovo andiamo a lavorare in questo spazietto qua 2 maglie alte, una e due. Di nuovo, subito dopo, vedete, c'è lo spazio di quest'altra maglia alta e andiamo a lavorarci 2 maglie alte al suo interno, così. Un altro spazietto qua e di nuovo 2 maglie alte all'interno, una e due. Ultimo spazietto di una maglia alta e al suo interno andiamo di nuovo a lavorare 2 maglie alte, una e due. Ora ci troviamo sulla parte davanti qua. E qui andremo a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta. Vedete? Su questa parte qua del davanti. Quindi un punto alto in ogni punto alto sottostante. Fino ad arrivare all'ultima maglia alta del davanti qua. Sarebbe la metà delle 24 maglie. Andiamo avanti e arriviamo a lavorare a maglia alta su ogni maglia alta fino a questo punto qua. Arrivata qua a lavorare l'ultima maglia alta sul davanti, riprendiamo di nuovo a lavorare qua dove stanno gli archetti delle maglie alte sotto. Quindi in ogni spazietto andiamo, come abbiamo fatto all'altro lato, a lavorare 2 maglie alte, quindi una e 2. Di nuovo in quest'altra, in quest'altro spazietto, altre 2 maglie alte, una e 2. Lo stesso nell'altro spazietto, una e 2 maglie alte. Spazietto subito dopo, di nuovo 2 maglie alte. E le ultime 2 maglie alte nell'ultimo spazio. Una e due. E chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali. Così. Abbiamo in questo modo completato il primo giro. Vedete che già la scarpina inizia a prendere forma. La possiamo rimanere anche così, però è più bellina alzarla, darle proprio questa forma del calzino. Ora andiamo a lavorare il tipo, andiamo a cambiare, scusatemi, il tipo di lavorazione. Abbandoniamo la maglia alta e ora iniziamo a lavorare a mezza maglia alta. Allora, per il primo giro, io lavoro 2 catenelle che vanno a sostituire la prima mezza maglia alta e solo per questo giro vado a lavorare a mezza maglia alta in coste, quindi faccio passare il filo sull'uncinetto, non prendo tutta la costa,
vedete? Ma metà costina, solo la costina dietro e lavoro a mezza maglia alta. Di nuovo faccio passare il filo sull'uncinetto e punto l'uncinetto sulla parte esterna della costina. Non la prendo tutta, ma all'interno. Così e proseguo a lavorare per tutto il giro a mezza maglia alta in costa. In questo modo. In modo tale che quando lavorando in questo modo, vedete, andremo a realizzare questo cordoncino, lavorando a mezza maglia alta in costa, questo cordoncino che è anche un po' decorativo. Bene, andiamo avanti e lavoriamo tutto il giro a mezza maglia alta in costa e ci vediamo alla fine del giro. Allora, una volta che ho terminato questo giro a mezza maglia alta in costa, ho lavorato l'ultima mezza maglia alta, vado a chiudere con una maglia bassissima nella seconda catenella delle due catenelle iniziali e ci troviamo in questa situazione qua. Ora devo andare a lavorare altri 5 giri a mezza maglia alta, però presa normalmente. Quindi lavoro le due catenelle, quindi che vanno a sostituire la prima mezza maglia alta. E proseguo a lavorare una mezza maglia alta su ogni mezza maglia alta sottostante, presa però in modo normale, senza prenderla in coste, così. E proseguo a lavorare così per altri 5 giri. Quindi un giro già l'abbiamo lavorato, questo qua in coste. Dobbiamo lavorare altri 5 giri a mezza maglia alta presa normalmente, quindi in totale 6 giri. Quando arriviamo alla fine, chiudiamo sempre con una maglia bassissima nella seconda catenella delle due catenelle iniziali e iniziamo sempre con due catenelle che vanno a sostituire la prima mezza maglia alta. Quindi lavoriamo questi 5 giri a mezza maglia alta e poi vi farò vedere come poter terminare la nostra scarpetta. Una volta che abbiamo terminato anche i 6 giri a mezza maglia alta, ora andiamo a fare un ultimo giro e lo facciamo a punto basso. Quindi lavoro una catenella e poi proseguo a lavorare una maglia bassa su ogni mezza maglia alta sottostante. Quindi faccio una catenella e inizio a lavorare a maglia bassa, così. E questo è l'ultimo giro di lavorazione. Andiamo a fare questo giro a punto basso, un po' per rifinire il bordo, ma anche per dargli per andarlo un pochino a stringere. Quindi diciamo che è un giro di rifinitura. Quindi proseguiamo a lavorare a maglia bassa per tutto il giro. Quando arriviamo alla fine, qua andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella catenella che abbiamo appena fatto, però dopo vi faccio vedere. Allora, arrivata alla fine del giro, vedete? Vado a chiudere con una maglia bassissima nella catenella che abbiamo appena realizzata quando abbiamo iniziato il giro. Qua chiudo con una maglia bassissima. Allora, se non riuscite ad individuare la catenella, quando la fate mettete un marcapunti. Fatto anche il giro a maglia bassa, la nostra scarpina, la nostra babbuccia è terminata. Ora tagliamo il filo e andiamo a nascondere le codine. Nascoste anche le codine, vediamo che la nostra babbuccia è terminata. Quindi, come avete visto, semplicissima e anche molto veloce da realizzare. Faccio vedere anche l'altra, eccole qua, tutte e due. Quindi le potete creare di diversi colori, potete anche cambiare il punto, magari utilizzare un altro tipo di punto, fare qualche punto fantasia, magari potete mettere un laccetto, potete mettere un fiore, un po' in base alla vostra fantasia potete decorarle come meglio vi piace. Bene, questo è il mio tutorial, io spero di esservi stata chiara, spero di esservi stata d'aiuto. Lasciatemi un commento giù nella sezione commenti se avete qualche domanda o qualche dubbio. Vi invito ad iscrivervi al mio canale per chi non l'ha ancora fatto e ad attivare la campanella così da essere aggiornati su altri tutorial. Vi saluto, vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!